Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 5 aprile, la zuppa di domenica. Vediamo subito quali sono le notizie fondamentali sui giornali. Beh, intanto i due giornali principali, Repubblica e Corriere, scelgono due punti di vista diversi su questa emergenza coronavirus. Il Corriere della Sera, da giornale milanese, ogni tanto se lo ricorda, non quando si tratta di celebrare la fiera di Milano, di cui il Corriere non ha mai parlato praticamente, ma quando si tratta di dire obbligo mascherina, ed è l'ultima, diciamo, decisione di Fontana. Nel frattempo, immagino un lombardo, una persona che vive a Milano, si trova il proprio governatore che dice l'obbligo della mascherina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che la mascherina è utile, e poi si trova il capo della Protezione Civile a Roma che proprio ieri dice io non uso la mascherina. Per la verità, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, soltanto fino a poche settimane fa, diceva che non era così indispensabile la mascherina. A ciò si aggiunga che a Milano la mascherina non si trova. Insomma, io direi che noi siamo tutti quanti qua, belli, che rispettiamo i nostri arresti domiciliari, però forse magari un po' più di chiarezza da parte dei nostri, diciamo, governanti non sarebbe male, ma non riguarda soltanto l'Italia, per carità, riguarda tutto, il mondo che su questo virus sembra non aver capito granché. Invece, Repubblica ha capito tutto, perché il titolo di Repubblica è Italiani sarà lunga. E, intanto i morti in Italia sono più di 15.000, il famoso modello italiano, qualche cosa non ha funzionato. E l'altra questione fondamentale è riguardo, oggi non c'è più la questione delle multe, anche se ci sono i dati su tutti quanti i giornali, quanti sono usciti e quanti non sono usciti. Vorrei chiarire una cosa qua, perché qua mi sembra che ci sia un po' di confusione su questa cosa, e la vorrei chiarire con uno straordinario, straordinario pezzo che oggi ha ripreso il giornale e che consiglierei di leggere a tutti quanti voi. È questo signore che scrive questo articolo. In realtà è un'intervista fatta alla BBC, è Lord Sumption, un grande giudice costituzionale, uno di quei grandi vecchi della Gran Bretagna, e dice: di solito è la stessa popolazione che volontariamente rinuncia alla libertà in cambio di protezione contro qualche minaccia esterna. Di solito queste minacce esterne sono reali, ma spesso esagerate. Questo dice l'ex giudice costituzionale inglese riguardo alla Gran Bretagna. Siccome molti mi criticano, io mi sento nel giornale unico del virus. Quando ho letto Lord Sumption oggi, ho detto: beh, è incredibile, è fantastico. E l'altra cosa che io mi chiedo e vi chiedo: ma perché noi, come dice oggi Repubblica, subiamo questa, diciamo, indeterminatezza nel rimanere a casa? Quelli che escono li consideriamo dei delinquenti, degli untori, e tutti zitti e muti sul fatto che l'Italia non abbia predisposto un sistema sano, intelligente ed efficace di certificazione con tamponi e con punture, con esami del sangue di chi si è preso questa malattia? Perché non lo facciamo? Perché state tutti zitti e muti come dei servi a casa? Ma porro, che vuole che la gente esca di casa? È matto, vuole la pandemia? E questi servi che sono qua zitti e muti e non dicono: scusami, ma forse invece che è meglio che rimanere tutti a casa come dei servi, magari pretendiamo dallo Stato che ci faccia un tampone come ha fatto a Porro, e quindi si sa che Porro può non contagiare nessuno. No? Zitti, muti, a casa come dei servi. Se non che, grazie al cielo, le persone libere saranno come sempre quelle che hanno meno da perdere. E quindi sapete chi si ribellerà? I più poveri, quelli che hanno le case più brutte, quelli che hanno meno da perdere, quelli che avranno perso il lavoro, gli artigiani, i commercianti, quelli, a differenza di una buona parte di quelli col culo al caldo, che si renderanno conto fra 20 giorni che stare in 50 metri quadri e non avere, e avere fatturato zero, zero, come dice Lord Sumption, vuol dire perdere una libertà che è difficile poi riconquistare. Quindi io non riesco a capire perché oggi non trovo un fondo di un giornale meno arresti domiciliari, più tamponi. Perché non leggo oggi qualcuno che mi scrive: Porro, tu sei immune per 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, vai a lavorare, no? Ce ne sono 20.000 che sono immuni e facciamoli lavorare, partiamo da loro, iniziamo a fare i tamponi come fanno in altri paesi del mondo, ma noi zitti e muti. Per la verità, oggi c'è una foto su un giornale sacrosanta di un sindaco, non so bene dove, che sta mettendo uno dietro l'altro in fila i cittadini della propria città per fargli test e per vedere se hanno o non hanno e sono positivi. E uno dirà:
Perché questo io già me lo aspetto, perché adesso nella dittatura dei virologi, come dice Lord Sumption, ci sarà il virologo che dice, ma ci saranno dei falsi positivi, dei falsi negativi, cioè questi test non sono affidabili al 100%. Beh, forse è meglio che siano, anche se non sono affidabili al 100%, meglio che tenerci tutti gli arresti domiciliari. Però poi dopo, oggi, ti leggi un incredibile pezzo, io vi invito a leggerlo, così come Lord Sumption è un pezzo che per noi liberali ci riempie di gioia, dovete leggere il pezzo di Alesina e Giavazzi. È un pezzo che è fatto per 50 righe a sputare veleno nei confronti di Trump, ma questo è relativo. Loro dicono, sentite che dicono, che il problema, il virus oltre ad attaccare diciamo, gli uomini e ucciderli, attacca anche la democrazia. Oddio, mi si è riempito il cuore. Allora ho pensato che non fossero lo stesso Gialesina, lo stesso Alesina e Giavazzi che una settimana fa sul Corriere della Sera, dopo le misure di arresti domiciliari in Italia, che cosa hanno scritto Alesina e Giavazzi? Hanno scritto: sì, non è questo il momento di discutere delle libertà per dei diritti personali. Non è questo il momento di discutere dei diritti personali. Cioè, hanno fatto, diciamo, gli stalinisti una settimana fa. Oggi dicono che il virus potrebbe essere la morte della democrazia. Oh, allora sono ritornati sulla nostra posizione. Invece no, sapete di chi è la colpa? Dicono Putin, Orban, Trump, Erdogan e i sovranisti europei sono quelli che stanno rompendo la democrazia. Ma pensa un po' tu, sapete chi non cita per esempio? I cinesi, cioè Alesina e Giavazzi rompono i coglioni a tutti, ai sovranisti, a Putin, ad Orban, a Trump, ma non al modello cinese, da dove nasce tutto quanto, quello che da cui, voglio dire, il vero grande pericolo, ma secondo voi il vero pericolo è Orban o 3 miliardi di cinesi? Ma siete impazziti? Ma poi continuiamo, i populisti rifiutano la scienza e hanno fatto perdere settimane per affrontare la crisi. Scusa, e Conte? Il vostro amato Conte? Quando il 30 dicembre diceva, il 30 gennaio diceva che il rischio era zero, rifiutano la scienza. E quindi se lo fa Trump, perché loro attaccano Trump, Trump è un bastardo. Se lo fa invece il vostro amato Conte sul Corriere della Sera, lui non rifiuta la scienza, lui non è un populista, lui non ha evitato il ritardo. Cioè leggetevi e voi dite, ma non è possibile che siano in cattiva fede a questo punto. E poi parlano, e poi un'altra questione, toc toc! Alesina Giavazzi e Boris Johnson, pure lui è un altro di questi comunistelli contro la democrazia, o fascistelli, come li definireste voi, contro la democrazia. Anche Johnson, vabbè, che ha rifiutato. Comunque, non è questo il momento di discutere dei diritti individuali, però questo è il momento di discutere che tutta la colpa di questo virus e l'antidemocrazia sono Erdogan, sono Orban, sono Trump, tutti quanti tranne il modello cinese, che loro si dimenticano, e i ritardi di Trump e di tutti gli altri non valgono ovviamente i ritardi di Conte. Incredibile. Intervista a Bazzoli, che vi segnalo, che è molto interessante, il presidente onorario di Banca Intesa, che dice no alla patrimoniale, sarebbe una follia, mentre La Verità oggi invece titola sulla patrimoniale, perché c'è un partito all'interno del governo che questa cosa la vorrebbe. Ci sono degli esponenti politici, da Casini sostiene La Verità ad altri del PD, che hanno chiesto esplicitamente la patrimoniale. Dice Bazzoli, sarebbe da pazzi, quello che bisogna fare è eventualmente fare un grande prestito italiano, non forzoso, sostiene lui, e bisogna su questo prestito italiano far sì. Io questa roba del prestito l'ho scritta nelle tasse invisibili. Nelle tasse invisibili, se avete tempo prendetelo, vi arriva a casa, vi racconta la truffa dei prestiti, diciamo, più o meno forzosi. Lo trovate tutto quanto scritto sulle mie tasse invisibili, l'idea del prestito. Vedete che sta iniziando a girare questa cosa di un prestito agli italiani. Cioè, se a voi vi obbligano, non è questa l'ipotesi di Bazzoli, ma se a voi vi obbligano a prendere dei titoli di Stato e a sottoscrivere dei titoli di Stato italiani e poi non vi danno degli interessi o vi danno interessi molto bassi, in realtà la differenza tra quanto vi dovrebbero dare gli interessi bassi è una piccola tassa. Semplicemente questo vi voglio segnare. Beh, fantastico. Sergio Fabbrini, quello che ha cacciato Gervasoni, straordinario, dalla Luis, il più grande europeista, perché io adoro questi fenomeni di europeisti. Fino a ieri era tutta colpa di Salvini, dei sovranisti, eccetera, e ora si sono resi conto che cazzo di Europa ci siamo portati a casa, che brutta Europa ci siamo portati a casa, come ormai mi sembra che tutti quanti concordino. Beh, oggi Sergio Fabbrini ve lo devo soltanto citare, perché è uno di quelli, come nei film, che quando lo vedi ti verrebbe da fare una pernacchia. Io non le so fare le pernacchie. Si gira Fabbrini, pernacchione, tipo Fantozzi, perché uno che inizia il pezzo così: la politica
consiste nella mobilitazione dei pregiudizi. La politica consiste nella mobilitazione dei pregiudizi. Io sono disperato per gli studenti di Fabbrini. E sapete chi l'ha detto questo? Schatte Schneider! Schatte Schneider! È quello proprio da pernacchia, Fabbrini. Schatte Schneider dice questa frase epica. La politica consiste nella mobilitazione dei pregiudizi. Io mi ricordo quando in quella cattedra che ricopre questo Fabbrini c'erano Antiseri, c'erano Infantino, c'erano Antonio Martino, c'erano Da Empoli, c'erano liberali, nella Luis che non era fatta da questo direttore generale che pensa di trovare un posto, diciamo, nella politica, nel pantheon della politica della sinistra corretta. Ma insomma, io mi ricordo quella Luis di liberali che invece che Schattel Schneider, politologo americano, morto negli anni 70, citavano Hayek, Popper, la società aperta dei suoi nemici, e noi oggi abbiamo Fabbrini e Schattel Schneider sul Sole 24 Ore. Ma che cazzo è Schattel Schneider? Vabbè, poi il fatto, continua la sua battaglia contro la Lombardia, che è un omicida, voglio dire, e poi fa un pezzo, Travaglio, per rispondere a Bisignani, che ieri, come vi ricordate, vi ho letto il pezzo di Bisignani, sosteneva che c'era il partito di Conte. Peraltro che Conte ha praticamente detto che si occuperà di politica su Repubblica, però Travaglio si è dispiaciuto, perché lui che insulta tutti non può accettare che Travagliuccio nostro sia uno dei portavoce di questo governo, lo è già di fatto, non c'è bisogno che si distingua. Devo dire che è un po' nervoso in questo periodo perché evidentemente, anzi lo sanno tutti quanti, le copie del suo giornale, i conti del suo giornale quotato sono un disastro. Mi spiace perché ogni giornale che va male va verso il fallimento, mi spiace, ma fallimento di copie editoriali, no, per carità, non ci intendiamoci bene. Nel frattempo fantastico il Sole 24 Ore, perché oggi il Sole 24 Ore ha fatto tre notizie, una più interessante dell'altra. Sapete quanti interventi normativi hanno fatto per questa emergenza? Ve lo dico io, anzi il Sole 24 Ore oggi fa un pezzo in cui dice che sono stati fatti 234 interventi normativi, pagine 1039, per cercare di uscire dall'emergenza, che non siamo usciti, abbiamo fatto un casino pazzesco, 234 interventi normativi. L'unica cosa che sappiamo produrre è carte e controcarte e leggi contro decreti. Questa è l'unica cosa che sa fare il partito di Conte a Palazzo Chigi. L'altra cosa fantastica è la spesa sanitaria, perché, vedete, sulla spesa sanitaria c'è un grande equivoco, perché si è detto tagli su tagli, sì, ci sono stati tagli, ma i tagli sono sull'ipotesi di crescita, quindi la spesa sanitaria negli ultimi anni, in termini assoluti, è cresciuta, il vostro reddito è diminuito, la spesa è cresciuta. Oggi il Sole 24 Ore la quantifica, sono state tagliate 45.000 unità di lavoro dal sistema sanitario, adesso ci saranno i medici che mi scriveranno, che dici, ci hanno tagliato, così come prima facevano i maestri, come fanno le forze dell'ordine, tutti i dipendenti pubblici dicono questa cosa qua, perché ovviamente non si spende come prima. Ma il punto fondamentale è che negli scorsi 10 anni, lo nota il Sole 24 Ore, la crescita della spesa sanitaria è stata superiore rispetto alla crescita del PIL. Questo non per far polemica con i sanitari, ma per far polemica con tutti quei cazzoni che parlano di decrescita felice. Il PIL andava così e la spesa sanitaria saliva di più. Se il PIL nei prossimi mesi perderà 5, 6, 7%, la spesa sanitaria, secondo voi, dove andrà a finire? E la spesa per la sicurezza, dove andrà a finire? E la spesa per l'istruzione, dove andrà a finire? E gli aiuti alle imprese, dove andranno a finire? È del tutto evidente che dobbiamo più o meno riaprire. Oggi c'è un'intervista di Pasini, presidente di Industriali di Brescia e grande acciaiere, favolosa. Dice, io c'ho, leggetela, è su Repubblica, io c'ho un'azienda in Italia e un'azienda in Germania. L'azienda in Italia che fanno la stessa cosa, in Italia ho messo in cassa integrazione 800 dipendenti, in Germania continua a lavorare. Negli ultimi 10 anni la Germania è cresciuta di 15 punti percentuali più di noi. Se noi continuiamo così, cioè a tenere chiuse e non ragionare su come aprire le imprese, siamo fottuti. Poi chi ci pensano? Fabbrini, Conte, Alesina e Giavazzi che vivono in America, che pensano il suo loro problema sia Trump a pagare gli stipendi agli italiani e anche ai funzionari pubblici che tanto amano. Il Sole 24 Ore però una buona notizia in questo clima drammatico lo dà, e cioè che nel decreto liquidità che dovrebbe uscire domani, speriamo, dove domani torniamo con Quarta Repubblica, speriamo di raccontarvelo, ci sarebbe una norma che poi bisogna vedere nei dettagli, perché questi riescono a rovinare tutto, a sputare su un fiore di campo, ma questa norma prevederebbe il pagamento dei creditori della pubblica amministrazione, altro scandalo italiano. Ebbene, questo pagamento sopra i 5.000 euro si potrebbe fare e prevedere nelle prossime settimane anche
anche senza verifica fiscale del creditore, perché oggi io per ottenere il pagamento della pubblica amministrazione, cioè io ho fatto un servizio alla pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione mi fa raggi X. Allora, francamente, se questa cosa si potesse un po' semplificare, non sarebbe male, perché velocizzerebbe tutto quanto. Ha velocizzato tra l'altro il mio amico Giuseppe Bianco, un mio amico che è stato un po' in America a studiare eccetera. L'altro giorno se n'è andato, ho perso un dente, una cosa pazzesca, proprio ieri ho perso un dente, per fortuna, caro Giuseppe, che ci hai pensato tu, e per fortuna che qualcuno ragiona, il privato, il medico, l'odontoiatra, l'artigiano, quando possono lavorare come nei casi di eccezionali, ragionano con un criterio che, se ragionassero questi altri, ma avrebbero fatto un decreto per il dente quando lo rimettono, quando lo rimettono la cosa. Cioè, francamente, i privati fanno quello che il pubblico scimmiotta 100 volte meglio. E tutto questo per ringraziare poi il mio amico Giuseppe, non per altro. Feltri fantastico oggi, che sulla sanità lombarda, tanto attaccata da da Travaglio, dice: scusami, toc toc! Fa Feltri: com'è possibile che l'anno scorso da tutta Italia sono venuti in Lombardia per farsi curare 165.000 persone, se questa sanità lombarda è così un disastro, inefficace e incapace di curare? E beh, una domanda semplice da bergamasco, come Feltri sa fare, che secondo me svela tutte le ipocrisie contro questa grande sanità lombarda che adesso tutti vogliono mettere in discussione. Ciao, buona domenica, ci vediamo domani con Quarta Repubblica alle 21.30. Ciao.